Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo volto è giunto ai miei orecchi, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Ecco, abbiamo una festa molto speciale in questa messa, in questa liturgia, è chiamata con una parola molto povera, visitazione, la festa della visitazione che Maria fa alla cugina Elisabetta. Perché è una parola povera? Perché dice solo la parte esterna di questo grande evento. Sì, è vero che Maria, avendo conosciuto dall'angelo Gabriele che l'anziana cugina Elisabetta è incinta dopo tanti anni in cui avevano desiderato questi sposi un figlio senza averlo, allora decide di andare ad aiutarla negli ultimi mesi della sua gravidanza. Ecco, questa è la parte un po' esterna, è bella come segno di premura di questa giovanissima ragazza, essa pure già incinta di Gesù, del Messia che va a visitare questa parente. Però l'evento che succede supera grandemente il livello naturale di parentela. È un grandissimo evento di grazia, per questo già da circa 1000 anni nella liturgia si celebra questo evento, ecco, non per dire che Maria è stata brava soltanto a visitare la sua parente anziana, ma perché succede qualcosa che ha a che fare con la salvezza, il disegno di salvezza del Signore, che non riguarda solo quella casa di Zaccaria, bensì la storia dell'umanità e anche la nostra vita. Ecco perché anche oggi, dopo 1000 anni circa che è nata questa celebrazione, la Chiesa dà anche a noi la possibilità di rivivere questo evento. E questo evento si può dire che ha due aspetti, si può guardare da due punti di vista,
Il primo è dal punto di vista di Maria, che fa questa opera buona, diciamo, ma che facendo quest'opera buona di assistere l'anziana cugina incinta, porta Gesù nel suo seno, e così diventa l'esempio, l'icona dell'apostolato nostro dei cristiani. Cosa vuol dire essere testimoni di Gesù e fare l'apostolato? Vuol dire fare dei servizi agli altri, quelli di cui veramente hanno bisogno, non quelli che ci immaginiamo noi, portando Gesù. Maria porta Gesù, e si dice anche con un linguaggio biblico, è la vera arca della nuova alleanza. Mentre nell'arca antica si portavano le tavole della legge, che era una presenza spirituale di Dio, nella nuova alleanza si porta Gesù, che è la massima presenza di Dio nel mondo. Lei è il tempio e l'arca che porta Gesù, e quello che è successo a lei succede anche a noi a livello spirituale, quando noi facciamo le faccende in casa, oppure il lavoro in ufficio, il ministero, possiamo portare l'amore di Gesù e la sua presenza. Ecco, questa è la cosa bellissima. Però c'è anche un messaggio che viene dalla parte di Elisabetta. Elisabetta cosa fa? Accoglie in Maria la madre del suo Signore, non solo la sua parente, la sua giovane cugina. Non dice grazie che sei venuta a me, che mi aiuti. Dice: come mai la madre del mio Signore viene a me? E quindi c'è una grazia legata all'esempio, alla testimonianza di Elisabetta, che è una spinta per noi ad accogliere Gesù da Maria, dalla Chiesa che Maria rappresenta. Se noi vogliamo la gioia della salvezza, lo Spirito Santo, non basta che vogliamo Gesù. Molti hanno questo errore oggi, non so se lo sapete, ma negli Stati Uniti è nata una chiesa un po' storta, in cui si chiamano No Church Christian, cristiani senza chiesa. Ecco, questa è un'illusione. Sarebbe come se Elisabetta avesse detto: io voglio Gesù, voglio la salvezza, ma te non ti voglio, a Maria. No, lei accoglie la cugina come madre del Signore. Quindi anche noi, se vogliamo accogliere la salvezza, dobbiamo accogliere Gesù dalle mani di Maria e della Chiesa. Non possiamo separare Gesù dalla Chiesa. Questo è un inganno che lo spirito di menzogna cerca di fomentare. Alcuni dicono: io sono cattolico, credo in Gesù, ma l'istituzione della Chiesa non la sopporto. Questo è un inganno, perché senza Chiesa non c'è Gesù, senza Maria non c'è Gesù. Dobbiamo fare invece come fa Elisabetta, come ha fatto anche Giuseppe, accogliere Gesù e Maria insieme, accogliere Gesù nella Chiesa. È vero che la Chiesa non è così santa come la Madonna, però porta Gesù. Noi come lo conosciamo Gesù? Lo conosciamo dalla predicazione della Chiesa. Come noi riceviamo Gesù nell'Eucaristia? Dalla Chiesa, che con i suoi ministri annuncia la parola e poi consacra il pane e il vino.
Quindi da questa celebrazione dobbiamo imparare a portare Gesù come fa la Madonna, ma anche ad accogliere Gesù dalle braccia della Chiesa, dalle mani della Chiesa. Se voi osservate molte statue della Madonna, ho visto ieri sera quella della Madonna di Trapani, eccetera, spesso si vede la Madonna che porta Gesù, che dà Gesù, e quello è un simbolo chiarissimo di questo mistero, che a noi Gesù, che è l'unico Salvatore, non è la Madonna che ci salva, neanche la Chiesa, però viene a noi attraverso la Chiesa. Ecco, allora chiediamo alla Madonna che ci aiuti in questo. Poi c'è un'intenzione speciale che manifesteremo di più alla fine della messa, intanto ve la dico: approfittare di questa festa per chiedere una moltitudine di nuovi evangelizzatori, di persone che hanno lo Spirito di Dio come la Madonna e che portano Gesù in questa società, in questa terra, capaci di superare le grandi difficoltà culturali del nostro tempo, perché noi sì, popoli dell'Occidente, siamo progrediti in tante cose, nelle leggi, nell'economia, nell'igiene, nella sanità, nella cultura, però molti di noi hanno perso la fede in Gesù, vivono come se Dio non ci fosse e il rapporto con Gesù è debole, quasi assente. Questa è una cosa bruttissima, una cosa bruttissima. Il Concilio già diceva che l'ateismo moderno, che è un ateismo di fatto, non tanto teorico, è uno dei fenomeni più negativi del nostro tempo, peggio della pandemia, perché la pandemia ci può togliere la salute e a volte perfino la vita, ma l'ateismo ci toglie Dio e ci predispone alla dannazione eterna. Oggi non si vuole parlare di questo, ma anche questo fa parte della verità del Vangelo. Quando noi rifiutiamo Dio, perdiamo la possibilità della vita eterna con Lui. Ecco, allora chiederemo al Signore, proprio per l'intercessione della Madonna, che faccia nascere in Occidente, anche nella nostra terra, una moltitudine di apostoli capaci di portare Gesù alle nuove generazioni e nella cultura moderna. Così sia.